Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Sunset Motel. Allora ragazzi, proseguiamo a questo punto questa versione che tra l'altro ragazzi, chiedo scusa ma ho la versione demo. Ero convinto di avere una versione in playtest, invece no, è la versione demo. Ho chiesto l'accesso al playtest, speriamo che me lo accettino in modo da portare una versione che dovrebbe essere teoricamente un po' più lunga. Però in ogni caso noi abbiamo ancora parecchio da spippolarci con questa demo, per cui direi di assolutamente andarlo a fare. Quindi avevamo sistemato per benino la prima stanza, quindi adesso dobbiamo sistemare questa nuova stanza prima di poter ospitare, diciamo, i clienti, che è un po' quello che interessa vedere, credo anche a voi, insomma, come funziona il discorso per l'appunto dei clienti, l'accettazione, le eventuali loro richieste e queste cose qua. Quindi adesso dammi un attimo le mano, perché dobbiamo andare a buttare via i sacchi. Chissà se ce la faccio di qua a far canestro, mai nella vita proprio. Dove cacchio l'ho mandato? No, in realtà credo o si è buggato o ho fatto canestro. Vabbè, comunque sia, direi che possiamo proseguire. Allora, buttiamo via un attimo al volo i sacchi, al volo nel vero senso della parola. Ti vai così. No, questo me l'ha preso, mi sa che l'altro è finito chissà dove. Comunque non è un problema, adesso mi serve il martello perché devo per l'appunto spaccare tutto quanto, dal pavimento a tutto il resto. In realtà, tra l'altro, io non avevo fatto la skill per spaccare più cose. Sì, infatti, tenendo premuto mi spacca più. Ah, sì, vedi che tenendo premuto sì, mi seleziona più cose e me le spacca insieme. Ok, quindi un po' come House Flipper fondamentalmente. Quindi ottima questa cosa, ottima skill, direi che serve. Vabbè, allora distruggiamo tutto ovviamente. Qua invece devo riparare la finestra. Perfetto, tac, finestra riparata, questo distruggi, distruggi, qua distruggimi tutto, beh sì, così è molto molto più veloce. Del resto, come detto, come su House Flipper, man mano che andiamo a aumentare le skill, ovviamente andiamo anche a impiegare, diciamo, molto meno tempo a fare tutti i vari lavori. Benissimo, allora qua c'era ancora una pattumiera, quindi l'abbiamo raccattata, perfetto. Allora posso buttar via sta roba qua che tanto non ci interessa e direi che possiamo a sto punto sistemare la stanza. Allora andiamo a lacrimare qua, come ci dice il gioco, cioè a togliere tutta sta carta da parati vecchia che fa schifo. Come detto, a me non piace sinceramente la carta da parati, preferisco la pittura, se devo essere onesto. Aspettate, devo spaccare anche il parquet di qua, che non l'avevo ancora fatto, quindi spacca questo, spacca questo, spacca qua che spacca là e siamo a posto. Buona, perfetto. Allora, stanza ripulita, quindi adesso io che verni... Ah no, aspetta, c'è ancora un pezzo di carta da parati qua, basta? Sì. Boh, poi il resto dovrei aver riparato tutto. Allora, io la vernice, questa era quella bianca, se non ricordo male. Quindi innanzitutto possiamo tranquillamente andare a... Porca miseria, c'ho la rotella del mouse che inizia a sminchiarsi male e quindi devo un attimino... Ma l'ho presa io la vernice? Ah, ok, devo far così. Perfetto. Dicevo, no, c'ho la rotella del mouse, ragazzi, scusate, che inizia un po' a sminchiarsi, devo cambiare mouse e ogni tanto fa fatica a premermi, a tener premuto, diciamo, il comando. Ogni tanto il mouse non me lo vede, però va bene. Va bene, fa niente, cambierò anche il mouse, ragazzi. Insieme al computer dovrò cambiare anche il mouse, quindi... Insomma, speriamo nei prossimi mesi di riuscire a far tutto, perché sono stato un attimino incasinato. Allora, quindi qua l'abbiamo fatta, perfetto. Per cui ridammi questo e direi che il bianco secondo me non serve più, per cui lo possiamo anche... What? Dove è volato? Credo di averlo sparato in cielo, non so dove. Io la farei uguale, sinceramente, perché non mi dispiace. Ah no, eccola qua la tolla. Dove cacchio era andata? Non lo so, non ho idea di dove sia andata. Toh, buttala lì. Oh, perfetto. Allora, quindi, abbiamo detto, la carta da parati posso eventualmente... Beh, che qua è diversa. In realtà la stanza qua, secondo me, la carta da parati non ci azzecca una mazza, quindi questa la butto via, che tanto non mi interessa. Ma non me l'ha buttata? No, direi di no. Vediamo se me la prende così. Adesso sì. Ok, il bidone ogni tanto non mi prende le cose. Allora, qua abbiamo ancora questo che possiamo utilizzare qua, mentre quell'altro era quello che avevo messo, se non ricordo male, nel bagno. Sì, esatto. Ma io ho spaccato la macchina. Ma
What? Ma gli ho dato una botta io alla mia macchina? Mi sa di sì, ok. Ho fatto tipo Hulk, ho spostato la macchina dandogli praticamente una sederata. Va bene, allora vediamo di mettere quindi le piastrelle qua. Perfetto, vai vai, piazza su le piastrelle qua del bagno, così almeno anche qua è a posto. Speriamo che mi bastino, ma tecnicamente sì. Quindi sistemiamo qua il bagno, perfetto. Sì, direi che ci bastano, quindi queste le possiamo anche prendere, le possiamo anche buttare via che tanto non ci servono più. E siamo a posto, buona. Ma io la macchina la posso usare? Ah, vedi che la posso anche guidare la macchina. Devo accendere? Sì. Ah no, avevo il freno a mano, ok. Allora, riparcheggiamolo un attimo perché... Ok, l'ho sparata non so bene dove. Va bene, allora usciamo dalla macchina. Perfetto, l'ho messo io il freno a mano? Ah, si mette in automatico. Ok, quindi che mi serve qua? Allora questo, quindi possiamo mettere il pavimento. No, dammi queste. Vabbè, qua mi sa che lo dovrò ricomprare perché non credo che basti a far tutto. Sicuramente, infatti no. È già finito, vabbè, poi adesso questo lo ricompriamo, non è un grande problema. E ok, allora la scatola l'andiamo a buttare via e ci siamo, perfetto. Boh, butta, dai, che non me lo prende. Allora aspetta, facciamo così. No, niente, non gli piace la scatola, vabbè, starà lì a vita. Quindi dicevamo, allora vediamo un attimo di prendere. Dov'è che stava? Allora questo, com'è che si faceva comprare? Mo non mi ricordo già più. Ah, intanto abbiamo un'abilità, magari la sbloccherei. Ma quella del cuoco non è che mi interessi tanto. Però abbiamo un solo punto, quindi magari mettiamo questo, dai. Mettiamo questo qua che va meglio. Allora, dammi intanto la vernice un attimo, che prenderei quindi la rossa. Che intanto iniziamo a fare la vernice, dai, che ce l'abbiamo già qua. Poi dopo prendiamo direttamente le altre piastrelle, insomma l'altro parquet, e vediamo di finire anche il pavimento. Perfetto, quindi andiamo a fare tutto rosso, che mi piace sinceramente come colorazione. Direi che insomma per un motel ci sta bene. Perfetto, qua l'ho finita, quindi ricarichiamo il rullo. Dovremo poi ovviamente insomma aumentare le nostre abilità anche nella pittura, perché molto probabilmente ci darà la possibilità, come del resto nel mettere, nel rompere le cose, insomma di selezionare più parti contemporaneamente, quindi di fare decisamente prima. Allora facciamo così, vai, facciamo tutto, poi mi manca il parquet, basta, poi i mobili e siamo a posto. Vediamo un attimino come funzionerà il discorso appunto dell'accettazione clienti e tutte quelle cose lì. Allora vediamo se mi basta. No. Ok, vabbè, le taniche di vernice lì durano un casino, comunque, quindi durano decisamente di più rispetto allo flipper, per cui va bene. Allora, questa direi che basta, sì. Vabbè, però questa qua me la tengo, che magari mi può servire. Non so se in questa demo faremo altre stanze, non credo però. Però nel dubbio comunque ce la teniamo. Allora, quindi mi serve il parquet, avevamo preso questo, credo. Sì, mi sembra questo, sì, esatto. No, scusami, lasciamela giù un attimo. Ok, e prendiamo... Ah, ridaglie, ma porca miseria che sbaglio sempre tasto. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, dai, mettiamo giù tutte le piastrellozze. Benissimo. Cioè, piastrelle, parquet, insomma, ci siamo capiti. Vai, 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 butta giù. Butta giù, ottimo. Tac. Speriamo che mi bastino queste. Sì, in teoria sì, dovrebbero bastarci. Perché, vabbè, al massimo... sì, infatti ce ne mancano giusto un paio, per cui ci bastano proprio al pelo, ragazzi, meno male. Ok, buono così, perfetto. Allora, qua scatola vuota, quindi mega lancio, vai. È andata? No, mai nella vita. Vabbè, sta lì anche quella, abbiamo fatto la scorta di scatola. E certo che come macchina è proprio scassata, veramente. Ma se faccio ripristina... Wow! Ok, no, ho detto, se faccio ripristina cosa accade? Accade questo. Va bene, ci sta. Probabilmente se la macchina si bugga, insomma, è abbastanza normale che ti diano la possibilità di ripristinarla. Allora, divano. Quindi, divano... Ma io qua metterei quasi a sto punto quello bianco, visto che abbiamo comunque una stanza più grande. Facciamo così, possiamo mettere qua magari un divano,
Ok, poi qua mettiamo il letto, starei sempre su questo. Il letto lo possiamo mettere qua davanti al cesso? Oddio, non è che sia il massimo della vita. Vabbè, senti, mettiamolo qua. D'altronde, sì, è più grande sta stanza, ma non è che sia comunque abnorme. Però, vabbè, dai, si riesce comunque a fare qualcosa. Allora, tavolino, abbiamo anche un tavolo volendo, però questi tavoli qua sono un po' grandino. Oddio, questo è molto caruccio, questo non sarebbe male, ma è un po' troppo grande, quindi evitiamo. Abbiamo anche le scrivanie, molto carine, però a me serve, allora, questa è fighissima, sta libreria, mi piace un casino e ci potrebbe anche stare qua. Una libreria, secondo me, qua ci sta bene, sta stanza poi così bianca, moderna, a me piacciono un sacco sti mobili, diciamo, un po' sfalsati, così, stile moderno, mi piacciono veramente un casino. Scaffale, no, mi serve questa roba qua, credo. Ci serviva il comodino, non mi ricordo. Non mi ricordo assolutamente, no, forse ci serviva l'armadio, però vabbè, io magari due tavolini glieli metterei comunque. Due tavolini, cioè due comodini, scusatemi, io glieli metterei comunque perché insomma di fianco al letto secondo me ci stanno, dai. Si abbinano anche bene con la cosa, quindi direi di sì. Immagine qua, bella questa, no, questa qua è fighissima, aspetta, no, questa gliela devo mettere qua sopra la testata del letto che sta veramente bene. E anche questa non è male, eh. Anche questa non è male, magari potremmo anche metterla qua, giusto per abbellire un attimo. Poi dovrei farlo anche effettivamente nell'altra stanza, però va bene. Allora io metterei una cosa di faretti qua e magari una cosa di faretti qua. Perfetto. Poi mi serve anche i tappeti. Spettacolo. Spettacolo anche il tappeto. Beh, io qua il tappeto lo metterei. Allora, sta stanza, ragazzi, sta diventando decisamente più sciccosa delle altre. Però, vabbè, allora facciamo una cosa: bagno. Allora, mettiamo prima il cesso, va. Mettiamo un attimino prima il cesso, così almeno siamo a posto. No, allora facciamo così: io metterei magari il lavandino, tipo qua. Sì, dai, mettiamo il lavandino qua. Mettiamo questo sempre sopra. Ma io quanti soldi? Ah, 2732. Infatti sto dicendo, devo stare attento ai soldi perché io qua sto continuando a mettere roba, ma poi alla fine, insomma, mica se finisco i soldi è un bel casino. No, vabbè, però dai, ci dovrebbero bastare, ci dovrebbero bastare in teoria. Allora, questa com'è dritta? Sì, così è dritta, quindi metterei qua la vasca da bagno. E a sto punto qua gli posso mettere magari il gabinetto, quindi adazza e recesso. Qua gli mettiamo il portasciugamano. Perfetto, qua gli potrei. Camera 203 sbloccato, abbiamo sbloccato anche la nuova camera. A me la lampada piacerebbe metterla qua così sopra lo specchio. È un po' altina, effettivamente. Sarebbe più caruccia quella LED, però vabbè, non ce l'abbiamo per adesso, ci accontentiamo. Qua gli mettiamo il rotolo della carta igienica, perfetto, e direi che anche il bagno è a posto. Quindi, tecnicamente, cosa mi manca? Il guardaroba. Se non erro, e potrei metterglielo qua, mettergli giusto una cassettiera praticamente. Sì, ma mettiamogliela anche qua nel mezzo, dai, che va benissimo. Perfetto. Poi ci manca l'arredamento. Cos'è che c'è? Ah, vabbè, qua ho anche i libri. No, vabbè, anche figata. Che figata, ragazzi! Cioè, proprio un po' come su House Flipper, per l'appunto, possiamo mettere un sacco di roba. Allora, qua magari metterei questi libri qua, giusto per riempire un attimo anche la libreria. Viene sciccosissima, sta camera, ragazzi, viene veramente, veramente ultra sciccosa. Ok, questo che cacchio è, scusami. Vabbè, questo glielo mettiamo qua, non ho idea di che cosa sia, ma costa 23 dollari. Glielo mettiamo lì che va bene, va bene. Allora, impianto, quindi devo mettergli due piante, per l'impianto sarebbero le piante, per l'appunto. Io una gliela metterei anche tipo qua sopra la libreria, sinceramente. Ci starà? Cioè, nel senso, tipo se gliela metto così. Ma sì, dai, va bene. Gliene metterei una così e magari gli mettiamo invece una pianta qua. Perfetto, Cattura il ladro? No, fermi, cosa succede? Potete prenderlo a pugni, investirlo. Se scappa potete seguirlo con un'auto e farlo cadere. Ma è bellissima sta. Oh, aspetta. Siamo stati derubati. Sale in macchina e insegui il ladro. Oh, ma maledetto lurido. No, aspetta, ma aveva fuoco la macchina. Ma sto schifo, ma ha incendiato la macchina. Ma ha incendiato la macchina il maledetto lurido.
Dove sta il ladro? Aspetta che... E devo spegnere il fuoco prima, un attimo. Sto spegnendo sto cacchio di fuoco. Dai, con sto estintore. Ma maledetto, schifoso. E ho capito, ma ha incendiato la macchina, sto lurido. Ma lo sta a spegnere sto fuoco? Dai, su. Dai, che mi scappa il ladro. Via, 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 guida, guida. Guida veloce, dai, spazio. Ok, cambia la camera, mettimi all'esterna, che se no non vedo. Sì, ma mo non so dove è andato però il ladro. Ah, è là, ok. L'ho visto. Maledetto, schifoso. Aspetta che mo ti vengo a prendere. Madonna, non frena niente sta macchina. Madonna, non frena niente. Dai, gira. Il cacchio. Arrivo. Maledetto lurido. Dove è andato? Guardalo là. Ho capito, ma è bellissima, però non me l'aspettavo questa cosa, ragazzi. Questa veramente, veramente non me l'aspettavo. È una figata, cioè anche il fatto che arriva il ladro, ci deruba e sì, ma non gira un cacchio, ragazzi, è inchiodata sta macchina. È seriamente inchiodata, levati dalle balle. Tagliamo una... No, dai! Ma porca miseria! Vabbè. Niente, mi ha fregato. Non so se era voluta la cosa, cioè se era scriptata. Però anche perché dovevamo spegnere l'incendio della macchina. Sì, sotto la macchina, come vedete, c'è un glitch della... che credo sia dell'ombra sotto, insomma, del riflesso della macchina. Fa un glitch stranissimo, però vabbè, è una demo, quindi non stiamo a guardare queste cose, ragazzi. Come detto, ci sta. Adesso lui mi dice che c'è, praticamente andate nel magazzino e trovate una lettera. Perché mo ci ha inchiappettato tutti i soldi. Ma porca miseria, ma sto lurido schifoso. Allora, credo fosse voluta la cosa, per farci andare anche in magazzino, credo, però non lo so, io c'ho ancora in mano l'estintore, no, dammi le mano, grazie. Dammi le mano, maronna, a saperlo veramente lo pigliavo a pugni. Ecco qua dove era sparito il sacco, dove cacchio era andato sto sacco? Ma perché non me li prende il cestino? Ah, ma perché è pieno, che scemo, ecco perché non me li prende, c'ha ragione, scusami. Non mi ricordavo più io che era da svuotare, abbi pazienza. Ma l'ho fatto l'ordine? Ah no, non c'ho soldi, non posso manco svuotare quello, vabbè. Vabbè, niente, sto maledetto. Ah sì, qua probabilmente... Allora, secondo me era voluta perché ci fa vedere che abbiamo anche un magazzino, secondo me. Ho dei soldi da parte, posso darteli per migliorare il motel, ok. La combinazione è 34-2-12. Non me la ricorderò mai nella vita. 34212. Ricordatevela, eh. Allora, io sto andando qua nel capanno dove si trova la cassaforte. Aperto. Allora, come faccio? Su con la E. Allora, quindi era 340212. Dovrebbe essere, no? 34. Come faccio? Ok, 340212. Dovrebbe essere così. Ok. Giusta? No. Non era questa, scusa. Leggi la lettera. Aspetta, mistero. Ah, eccola qua. Non era 340212. È giusta. Cos'è che vuoi dalla mia vita? Te l'ho fatta giusta. Allora, 34. Ok. E qua ci siamo. 02. Poi giriamo a sinistra. Ma non credo che cambi molto. 0212. Ok. Applicare, entrare. E mi dà solo questi. Ma scusami, aperto. Ho capito, ma è sempre questa, scusa un attimo. Vabbè, ragazzi, purtroppo io non riesco a aprire la cassaforte. Non c'è verso, ce l'ho provate tutte. La combinazione è giusta, perché la lettera dice chiaramente 34-02-12. Ho provato tutti i tasti possibili e immaginabili. Ma peraltro col tasto E andiamo avanti, quindi non è neanche la E. Ho provato col tasto F, ho provato con qualsiasi cosa. Ma non c'è verso, ho provato a fare anche giri prima a destra, poi a sinistra, ma non cambia assolutamente nulla. E qua dice applicare enter, e quindi il tasto invio, no? Fondamentalmente, ma non mi prende nessun tasto. Ho provato F, se faccio la E ovviamente sale di numero e quindi non va bene, e può essere solo invio. 34-02-12, invio, no, adesso non me lo prende neanche, non me lo prende neanche più adesso. Mi prende neanche più invio. Allora, io credo... cosa ho fatto? No, ho fatto uno screenshot a caso. Vabbè, riproviamo un attimo. Però, non lo so, credo a sto punto che sia buggato, perché la combinazione giusta, 340212, la combinazione questa è.
però se premo invio ancora fino all'ultimo, dopo l'ultima combinazione, rimane così e non ho altro modo di aprirla. Ho provato anche a girare dietro, ho detto magari c'è un'interazione diversa proprio qua sulla leva, ma non mi fa interagire con nient'altro, e ho provato a prendere la pugna martellate, ma non succede assolutamente nulla. E quindi niente, credo che sia buggato a sto punto, ragazzi, perché non posso fare altro. Il problema qual è? Il problema di fondo è che non mi fa aprire, e quindi il problema è che io ho due camere. Potrei anche diciamo fare la terza camera, perché mi si è sbloccata la 203, però il problema è che mi sa, finché non faccio questa cosa qua del tutorial, anche perché non ho più soldi, quindi comunque non potrei neanche fare la 203, perché comunque non c'ho soldi e quindi automaticamente non posso comprare nulla per diciamo così il nostro motel, e purtroppo non mi fa andare avanti, ragazzi. Quindi per il momento devo necessariamente fermarmi qua. Io proverò eventualmente a ricaricare la partita, ricaricare il salvataggio, vediamo se magari ricaricando si sbagga, andiamo avanti, facciamo comunque un altro video e sicuramente riusciremo a per l'appunto guardarci tutta la demo, e se no, male che vada, devo aspettare per forza che aggiornino questa demo, sperando che siano appunto al corrente di questo bug. Comunque voi nel frattempo, se avete qualche suggerimento, ovviamente datemelo qua sotto nei commenti. Comunque quest'oggi abbiamo visto un altro po' di cose, intanto la sistemazione della nuova stanza, che mi piace veramente un casino. Questa è decisamente più sciccosa rispetto a quell'altra, veramente veramente una figata sta stanza, mi piace tantissimo, anche come è venuto fuori il bagno, molto carino. E quindi abbiamo visto anche che c'è il ladro, il maledetto lurido, che mi ha pure incendiato la macchina peraltro, quindi anche questa cosa non me l'aspettavo ed è stata veramente una bella sorpresa. Quindi insomma, direi che comunque un po' di cose nuove ne abbiamo viste, posso dire che mi ispira sempre di più sinceramente questo titolo, quindi assolutamente l'ho già messo in lista dei desideri. Ovviamente quando uscirà la versione definitiva, chiaramente la serie ci starà tutta. Non la faccio adesso, come detto, perché questa è semplicemente una demo. Comunque se risolvo il problema della cassaforte, farò sicuramente un ulteriore video per appunto riuscire almeno a aprire il motel, vedere coi primi clienti come funziona un po' la gestione e tutto quanto. Detto questo, ragazzi, quindi io vi invito come sempre, mi raccomando, a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti YouTube, il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!